Amici, buongiorno e benvenuti al blog numero 8 della mia quarantena. Allora, come andiamo? Direi abbastanza bene. Ho appena starnutito, quindi chiaramente ho avuto l'ansia, ma sono stata anche 2 ore sotto il plaid e adesso ho tolto il plaid perché volevo cominciare ad attivarmi e a mettere un pochino a posto la stanza. E quindi sì, magari adesso accendo un attimo l'aria così scaldo la stanza, ma non volevo esagerare perché ho paura, mi dia fastidio alla gola e insomma non mi voglio imparanoiare. Penso che conosciate molto bene questa sensazione. Comunque, sono le 11:20, io sto finendo adesso di modificare insomma le impostazioni per il video che andrà online oggi, per il vlog di ieri, e ho fatto un po' di storie di aggiornamento. E adesso ho deciso di mettermi un po' di olio sulle punte dei capelli, non tanto perché in realtà avendoli tagliati anche abbastanza non li ho particolarmente rovinati, però tipo da questo punto in giù sono un pochino secchi e volevo mettere un pochino di olio così mentre l'olio agisce metto a posto la stanza. Ho messo in carica l'aspirapolvere. E adesso comincio appunto a mettere in ordine, inizierò come sempre dalla cucina così metto a posto queste cose. Poi devo levare l'albero perché sempre lì è rimasto e quindi devo trovare una busta dove metterlo e penso che lo metterò nel ripostiglio così non si sgualcisce, insomma non è in mezzo alle cose perché dentro a letto sicuramente si sgualcirebbe. E nulla, e comincio a sistemare un po' di cose, insomma da qui all'una, l'una e un quarto che comincio a preparare il pranzo vorrei quantomeno mettere appunto un po' in ordine la stanza, poi posso tranquillamente anche fare dopo pranzo la doccia, tanto non ho fretta, anche perché poi mi volevo depilare, fare una bella skin care, mettermi la crema perché ho la pelle strasecca e quindi me la volevo prendere con calma, fare una sorta di spa day e nulla. Allora andiamo ad accendere un pochino l'aria, va? Ho dormito malino perché stanotte ha piovuto e quando piove qui è un casino perché piove praticamente sul tetto e quindi mi sveglia il rumore della pioggia sul vetro delle finestre. Quindi penso che avrò bisogno di un riposino post pranzo, a quello ci penseremo tranquillamente dopo. Però intanto cominciamo ad attivarci un minimo per mettere in ordine la vita, ecco. E poi nel pomeriggio mi occuperò di sistemare le ultime due interviste che devo finire di trascrivere, però volevo prendermi la mattina libera dal computer perché questi giorni ci sono state veramente tante ore. Eccoci amici, nuovo aggiornamento, intanto un aggiornamento pulito perché mi sono lavata i capelli, appena ho finito di asciugarli, sono tutti belli, morbidini e sono molto contenta di ciò perché insomma non lavavo i capelli da un po'. E poi mi sono fatta proprio una bella doccia, mi sono depilata, mi sono messa la crema, insomma sono tutta bella profumata e rimessa a nuovo. E adesso mi sto facendo una tisana calda per fare merenda. Sono le 4:30 più o meno, mi sono presa un po' di tempo per appunto rilassarmi. Oggi poi, insomma stamattina ho un pochettino spolverato in giro per la stanza, quindi tutti i mobili, il pianoforte, ho messo via l'albero, insomma ho messo a posto un po' di cosine. Ho lavato anche i piatti, adesso ho le cose del pranzo da lavare, però intanto ho dato una sistematina e ora volevo finire di trascrivere un paio di cose della tesi al computer dopo aver bevuto la mia tisana. Poi insomma domani, a seconda di come andrà la mattinata, deciderò le pulizie eventuali da aggiungere. Intanto mi faccio sempre la tisana, questa qui della Yogi Tea per la gola. E nulla, adesso mi metto appunto un po' a lavorare al computer e poi finisco di fare altre cosine. Sono contenta, anche oggi sono riuscita a fare quello che mi ero preventivata di fare, soprattutto volevo farmi una bella doccia, lavarmi i capelli. Sono venuti anche, devo dire, belli, morbidi. Devo dire che ne sto perdendo veramente tantissimi, cioè anche sotto la doccia ne ho persi proprio tanti e infatti sono contenta di aver cominciato il ciclo di integratori perché effettivamente sono un po' spaventata perché ne sto perdendo veramente molti e
quindi sicuramente vanno rinforzati. Però niente, adesso mi metto a riordinare. Niente, adesso faccio merendina e nulla, proseguo con la mia giornata. Gilmore Girls imperterrito perché sono un po' di cattivo umore, stasera un po' in ansia per domani, poi vi racconto, però ho avuto un altro scambio con papà che mi ha mandato, vi faccio vedere, la pasta col tonno, yeah! Anche questo è uno dei suoi must e quindi questa sarà la mia cena o l'inizio della mia cena, perché anche stasera ho una fame esagerata perché sono in preciclo e comincia a farsi sentire questa cosa. Però intanto questa è la mia cena di stasera. Yes. Amici, vi volevo salutare. Io sono abbastanza provata, è mezzanotte meno 10 e quindi me ne vado a dormire, anche perché domani mattina che devo andare a fare il tampone, mi devo svegliare presto perché ho appuntamento alle 9:05, ma cercherò di arrivare un po' prima perché tra accettazione e tutto è consigliato di arrivare un pochino prima, è vicino a casa, ci metto 10 minuti di passeggiata, però comunque per fare le cose con le giuste tempistiche mi sveglierò abbastanza presto, quindi mi corico e niente, quindi domani giornata verdetto e vediamo un po' cosa succederà. Nel frattempo vi auguro la buonanotte, mi metto proprio giù. Sono stanchina e ci vediamo domani.